Il nostro viaggio estivo dalla bellissima Bucarest è proseguito nella regione della Transilvania. Che però vedrete in un prossimo video. E da Timișoara abbiamo preso un autobus per arrivare a Budapest, nella capitale dell'Ungheria. Siamo fuori dalla nostra camera, ma non c'è una reception. La signora ci ha inviato il codice per aprire la nostra camera numero 2, ma quando lo inseriamo la porta non si apre. Adesso l'abbiamo appena chiamata, ha detto che ci invierà un altro codice. Non è male questa camera. Si trova anche in centro questa che sta, si chiama Mezzo Budapest, ci è costato 30 euro una notte. Siamo appena scesi, dobbiamo innanzitutto mangiare qualcosa che sono le 2:30 e ancora non abbiamo pranzato. Siamo venuti al mercato centrale per cercare qualcosa da mangiare, ma sono tutti chiusi. Sono venuto la prima volta da Subway, ho fatto questo panino, ribs, patatine, insalata e maionese. Non è male, è un panino da fast food. Solo il primo morso non era male perché avevamo fame. Comunque il panino non è stato approvato, le ribs le abbiamo buttate tutte. Dato che siamo qui solo mezza giornata, non abbiamo preparato bene cosa vedere. Ora stiamo girovagando a caso tra le vie di Budapest. Mi sa che siamo arrivati alla cattedrale di Santo Stefano. Questa piazza davanti alla cattedrale di Santo Stefano dovrebbe essere Piazza Santo Stefano, che è il luogo in cui nei periodi natali si fanno i mercatini di Natale. Questo qui invece è il palazzo del Parlamento. Comunque ci sta piacendo veramente tanto Budapest. Questo è il primo di una serie di ponti che vedremo oggi a Budapest. È chiamato il Ponte della Libertà ed è uno dei più corti della città. E quello in fondo invece è il Ponte delle Catene, il ponte più vecchio della città di Budapest e anche il più famoso. Quello lì invece è il Ponte Elizabeth, che è il ponte più recente di Budapest. Tutti questi ponti che attraversano il Danubio dividono la zona Buda dalla zona Pest. La zona Pest è questa qua che stiamo visitando noi. Stiamo tornando al nostro appartamento per farci una doccia e riposarci 10 minuti, dato che stamattina le 5 ore di pullman ci hanno distrutto. Poi più tardi torneremo sul Ponte delle Catene a vedere il tramonto. Quando siamo scesi ho iniziato a registrare tutto con la Fujifilm, perché i vlog di prima erano tutti fatti con la GoPro. Il problema è che la fotocamera aveva il jack del microfono leggermente scollegato e quindi la fotocamera ha registrato ma non ha catturato l'audio. Quindi adesso proverò io a spiegarti cosa abbiamo fatto. Vabbè, tipo qua non ricordo cosa ho detto, ma andiamo a vedere il tramonto sul Ponte delle Catene. Vedere il sole calarsi alle spalle della zona Buda mentre rifletteva sulle sponde del Danubio ha fatto sì che difficilmente ci dimenticheremo di questa città. Tante città sono attraversate da fiumi, ma a Budapest sentivo come se il Danubio si prendesse la carica del protagonista principale, dove Buda e Pest fanno da cornice rendendo questa città una piccola perla d'Europa. Finito il tramonto, siamo andati a cercare qualcosa da mangiare nel Caravan Street Food di Budapest. Ma una volta arrivati, ci siamo resi conto che si poteva mangiare solamente all'impiedi prendendo qualcosa dagli stand. E dato che eravamo stanchi, abbiamo ripiegato andando a mangiare nel quartiere ebraico in un ristorante che precisamente non ricordo il nome. Comunque Mara prese una cotoletta alla viennese e io una zuppa di goulash che, fidatevi, il 14 agosto è stata difficilissima buttarla giù.
Comunque è stato tutto veramente molto buono, gli ho rubato anche un pezzo della cotoletta di mare ed era veramente buona. Il prezzo totale mi sembra che era stato sui 25 euro. I giardini di fronte alla ruota panoramica è una zona molto movimentata a Budapest, ci sono tanti ragazzi rilassati a bere una birra e mentre noi giravamo alla ricerca disperata del dolce tipico ungherese, che alla fine non so perché ma non abbiamo trovato, siamo arrivati di nuovo sul Danubio ad ammirare la bellezza dei ponti tutti illuminati. In questo video dei saluti finali ricordo di aver detto che a Budapest ci vorrei ritornare anche per vedere la zona Pest e soprattutto per andare alle terme. E con questo vi saluto e vi consiglio tanto di andare a Budapest perché è una città molto economica ma soprattutto molto bella.